Vedremo tre grandi blocchi forse andando avanti. Da un lato le persone che non riusciranno a lasciare l'Afghanistan e che quindi avranno bisogno di supporto in loco. Le persone che sono arrivate in Italia e che quindi hanno bisogno di accoglienza, hanno bisogno di una casa, di lavoro, di essere seguiti per l'istruzione, per l'inserimento. E poi ci saranno le persone che saranno rifugiati in Iran, in Pakistan, in altri paesi limitrofi o persone che si metteranno in viaggio per raggiungere l'Italia. Quindi il messaggio che vorrei far passare è che al di là di dove si troveranno, tutte queste persone hanno bisogno di aiuto e non possiamo permetterci in questo momento di non tenerlo presente. Selene Biffi è un'imprenditrice sociale di Monza che nel 2013 ha aperto una scuola a Kabul. Una scuola particolare perché è una scuola per cantastorie, legata al recupero delle tradizioni e del patrimonio orale, veicolo privilegiato della cultura afghana. Un progetto che ha dato lavoro a ragazze e ragazzi disoccupati di età tra i 18 e i 25 anni, contribuendo allo sviluppo dell'economia e della cultura locale. Nella puntata di oggi, Selene ci racconterà come questa storia si intreccia con quanto sta accadendo in questi giorni in Afghanistan, mentre Marta Serafini della redazione Esteri ci spiegherà quali sono i problemi principali che l'addio delle truppe statunitensi e alleate, oltre al ritorno al potere dei talebani, pone a tutto l'Occidente. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di martedì 31 agosto, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Selene Biffi, in che cosa consiste il suo progetto sviluppato grazie al premio Rolex? La scuola per cantastorie, chiamata Qess Academy, Qessa in persiano sono le storie, quindi la nostra era fondamentalmente l'Accademia delle Storie, è un progetto che è stato lanciato nel 2013 e prevedeva appunto l'insegnamento di materie quali ad esempio lo storytelling, il teatro e ovviamente materie più legate allo sviluppo, come ad esempio la salute pubblica, piuttosto che la sicurezza alimentare, la mitigazione dei disastri naturali, con l'idea ultima che messaggi pratici legate a queste tematiche potessero essere trasmesse a un pubblico fondamentalmente con un basso livello di alfabetizzazione proprio grazie alle storie. L'Accademia delle Storie ha avuto uno sviluppo nel corso di 7 anni con i ragazzi che si diplomavano alla scuola e che in seguito intraprendevano dei lavori anche presso altre fondazioni, piuttosto che radio, piuttosto che canali televisivi. Nonostante il progetto si sia concluso nel 2020, l'anno scorso, proprio per via degli eventi che abbiamo tutti visto in questi ultimi giorni, gli studenti hanno cominciato a far presente le loro difficoltà in Afghanistan, a parlare della situazione attuale, a chiedere fondamentalmente aiuto. Aiuto dettato in primis dalla disperazione, dall'impossibilità di continuare a vedere un futuro per loro stessi in Afghanistan, dalla paura che avevano anche per rimanere in una condizione come quella che vediamo e soprattutto per le loro famiglie. I loro messaggi di richiesta di aiuto sono stati un po' quello che mi ha fatto dire vediamo che cosa si riesce a fare per cercare di dare una mano. E che cosa ha fatto? La mano che sono riuscita a dare fondamentalmente è il lavoro di più persone. Ad esempio le persone dell'associazione Hong italiana piuttosto che altri. Quindi si è trattato principalmente di lavorare tutti insieme per cercare di vedere se anche gli studenti e le loro famiglie che chiedevano una mano potessero essere evacuati assieme agli altri afghani che gli italiani stavano cercando di portare via da Kabul. E da lì è nato un po' tutto questo che è culminato con 20 persone che sono poi riuscite ad arrivare in Italia, che sono poi riuscite a prendere uno degli aerei che abbiamo visto partire in questi giorni e sono arrivate a Fiumicino qualche giorno fa e stanno cercando di ricominciare una vita partendo da qui. Come siete riusciti a portare queste persone in Italia?
come abbiamo visto in televisione negli ultimi giorni, con persone che si sono organizzate in forma diversa per farsi vedere, per farsi notare, chi con cartelli, chi con lettere sulla mano, chi con altri segni distintivi. Nel nostro caso, con le persone che provavano a lasciare Kabul, ci siamo messi d'accordo e insieme abbiamo trovato come opzione la possibilità di avere dei cartelli con una grande S sopra. Queste persone si sono recate all'aeroporto con cartelli pieni di speranza e hanno cercato in qualche modo di farsi notare, ecco, semplicemente con dei cartelli e delle lettere, anche nel loro caso, scritte sulle mani. Le Dove sono adesso queste persone e che futuro le aspetta? persone che sono arrivate in Italia qualche giorno fa si trovano ora in un hub della Croce Rossa dove stanno facendo la quarantena, unitamente a moltissimi altri afghani che sono arrivati in Italia proprio grazie ai voli che abbiamo visto partire da Kabul negli ultimi giorni. Sono tantissime le persone che oggi mi hanno scritto e ancora di più sono le persone che negli ultimi giorni si erano messe a disposizione come orecchio amico, quindi persone che cercavano di mandare messaggi di supporto a chi era rimasto a Kabul. L'idea fondamentale per noi tutti è quella di continuare ad assistere queste famiglie e chiunque altro chiederà una mano. Quella raccontata da Selene Biffi è una delle tante storie di fuga dall'Afghanistan nel momento in cui è stato chiaro che il paese stava ricadendo nelle mani dei talebani 20 anni dopo la loro sconfitta. Proprio in queste ore si stanno concludendo le evacuazioni dei cittadini dei vari paesi occidentali. Un piano di evacuazioni che Marta Serafini ha raccontato nei giorni scorsi sul Corriere, e che è reso ancora più complicato dalla paura di nuovi attacchi dopo l'attentato all'aeroporto di Kabul di giovedì scorso che ha fatto almeno 170 morti, tra i quali 13 soldati americani e oltre 200 feriti. Marta, a che punto siamo? In termini assoluti, gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver evacuato 82.000 persone, la Gran Bretagna 9.000. In Italia, con l'operazione Aquila Omnia, l'Italia sostiene di essere in Europa quella che ne ha evacuati di più, con 4.800 e rotte persone. Però abbiamo visto anche come questo ponte aereo, questo piano di evacuazione sia stato, insomma, in qualche modo reso molto difficile sia dalla situazione militare all'interno dell'aeroporto, messa a rischio, repentaglio, insomma, dalle forze talebane che erano all'esterno della Mit Karzai International Airport, ma anche dalla grande, insomma, confusione, dalla grande paura di migliaia di persone, di afghani che hanno cercato in tutti i modi di venire via e di, insomma, farsi inserire nelle liste di evacuazione. Questo ovviamente non è stato possibile per tutti, ci sono tantissime persone che non ce l'hanno fatta, che sono rimaste, che al momento si trovano ancora in Afghanistan e sono ad alto rischio di persecuzioni, di rappresaglie da parte dei talebani. Stiamo parlando di migliaia di giornalisti, di attivisti, di tante donne giovani, la cui vita adesso sicuramente cambierà, che appunto magari speravano di riuscire a venire via e non ce l'hanno fatta. Che cosa succederà a questi gruppi più a rischio? La parte della popolazione che sicuramente è più a rischio in questo momento è la popolazione Hazara, che appartiene alla cosiddetta minoranza Hazara, che è un'etnia sciita presa particolarmente di mira sia dai talebani ma anche dagli attacchi dell'ISIS. Ricordiamo l'attentato di maggio, rivendicato poi dallo Stato Islamico, che era stato, insomma, un attacco contro una scuola femminile frequentata per lo più da studentesse Hazara, ma anche l'attentato contro la maternità di Medici Senza Frontiere nel quartiere Hazara di Kabul. Quindi diciamo che una parte della popolazione più fragile riguarda sicuramente questa minoranza. Yasin Tanin è un attivista di etnia Hazara rifugiato in Italia. È fuggito dall'Afghanistan nel novembre del 2006. Questo è il suo racconto, registrato nel ristorante che ha aperto a Venezia. Con i talebani che aveva problemi con l'etnia proprio in Afghanistan, si chiama gli Hazara, che sono uno di loro. Ci sono tanti motivi. Secondo me, la cosa più importante è che l'etnia Hazara da anni aveva problemi con diversi regimi in Afghanistan che hanno censurato, che hanno massacrato, per un motivo semplice, perché noi siamo un popolo che non siamo d'accordo con l'idea, come l'idealismo dei talebani.
l'unico motivo per questo è che sono proprio scappato dall'Afghanistan, che non potevo vivere con loro. Quando non lavora, Tanin dà una mano ai suoi connazionali rimasti in patria. Non solo io, ci sono gli attivisti, soprattutto dell'etnia Hazara, gli attivisti che sono qua in Europa, anche in Kabul. Tipo le donne che hanno bisogno di aiuto per mantenere una vita in Kabul, anche ci sono gente malata, gente disabile, aiutiamo loro. Mata, tu prima hai elencato le altre categorie più a rischio nell'Afghanistan tornato in mano ai talebani. Le donne, per esempio. Abbiamo già visto come nelle università sia stata imposta la segregazione di genere per quanto riguarda gli studenti. Abbiamo visto come, insomma, alle donne sia stato consigliato di non andare a lavorare se non per determinate categorie, quindi in particolare le dottoresse, le infermiere, però comunque è chiaro come la vita delle donne diventerà particolarmente complicata. Stesso discorso per i giornalisti che sono, insomma, stati già perseguitati negli anni scorsi. L'Afghanistan è, dopo il Messico, uno dei paesi dove i giornalisti sono stati di più uccisi, questo ancora prima del 15 agosto. E quindi, insomma, una situazione decisamente difficile che porterà anche nei prossimi mesi a un flusso di persone verso l'esterno. Indubbiamente non ci si può che aspettare questo, cioè che tantissimi afghani cercheranno di lasciare il loro paese date le condizioni di vita che si vanno ad aggiungere anche a una condizione economica particolarmente difficile e particolarmente preoccupante. E questo solleva un altro problema che preoccupa molto i governi occidentali. Secondo l'ultimo rapporto dell'UNHCR, il numero totale di rifugiati afghani nel mondo nel 2020 era già di 2,6 milioni. Di questi l'86% si trova nei paesi confinanti, soprattutto l'Iran e il Pakistan, che da anni ospitano già una quota molto grande di popolazione afghana. Un altro 12% si trova già in Europa, quindi la presenza afghana sulla rotta balcanica e in particolare sulle isole greche di Lesbos, ma anche negli altri hotspot del Mediterraneo, è già particolarmente elevata. Gli afghani sono stati negli ultimi anni una delle nazionalità più presenti tra i rifugiati, tra i richiedenti asilo. Bisognerà capire nelle prossime settimane se i talebani consentiranno l'apertura di corridoi umanitari alle organizzazioni governative e non governative. Bisognerà capire come si comporterà l'Europa, che poi è il primo paese interessato dall'arrivo del flusso di rifugiati afghani attraverso la rotta balcanica. Quindi bisognerà capire se faranno intraprese delle politiche comunque di apertura. Soprattutto va considerato che negli ultimi anni Bruxelles invece aveva avuto un atteggiamento di chiusura, in quanto addirittura erano stati introdotti i rimpatri forzati degli afghani già presenti in Europa, rimpatriati con la forza a Kabul, perché Kabul veniva considerata una città non in guerra. Quindi bisognerà capire che cosa l'Europa vorrà e riuscirà a fare di fronte a questo flusso di persone che inevitabilmente arriverà. Si parla un po' meno invece di un tema che dal punto di vista economico ha un'importanza enorme: il commercio dell'oppio, che in questi anni passati all'opposizione è stata la principale fonte di finanziamento dei talebani. Allo stato attuale in Afghanistan sono coltivati 224.000 ettari a papavero di oppio. Questo significa che l'Afghanistan è il maggior produttore mondiale di oppio. Secondo le stime delle Nazioni Unite, solo nel 2020 sono state prodotte circa 6.300 tonnellate d'oppio. I talebani, nella loro prima conferenza stampa dopo la presa del potere, si sono affrettati immediatamente a dichiarare che proibiranno la coltivazione di oppio e di conseguenza renderanno illegali tutti i laboratori per la raffinazione dell'eroina. Ora, se a queste dichiarazioni poi corrisponderanno i fatti è tutta da vedere, è tutta da valutare. Quello che preoccupa a livello sanitario è la presenza solo in Afghanistan già di 2,5 milioni di consumatori. 800.000 di questi sono donne, 100.000 sono bambini e il 45% del dato totale è già tossicodipendente. Si tratta di persone quindi particolarmente vulnerabili, già esposte a un livello di povertà estrema, che in questi anni sono state assistite, come abbiamo raccontato anche in un reportage pubblicato da Kabul 2 anni fa, realizzato in collaborazione con Emergency. Sono persone che per lo più in questi anni sono state assistite
dall'ONG, sono state assistite dalle strutture sanitarie e messe in piedi proprio a questo scopo nel paese. Ora che cosa ne sarà di tutti questi programmi di aiuto e di sostegno con la presa di potere da parte dei talebani è difficile dire. Quindi la questione non riguarda solo la sicurezza, non riguarda solo le fonti di finanziamento dei gruppi terroristici, perché in tutto ciò non va dimenticato anche l'ISIS, che sicuramente cercherà di prendere una parte del controllo del traffico di oppio, ma si tratta anche di vedere la cosa da un punto di vista sanitario e umanitario. Grazie Marta Serafini e Selene Biffi. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, a cura di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita. Riceverai ogni mattina la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.